Benvenuti, oggi è mercoledì 26 giugno 2024. Il sole sorge alle 5.40 e tramonta alle 20.25. La luna sorge alle 23.59 e cala alle 10.13. Oggi si celebrano i santi Giovanni e Paolo Martiri. Il nome Giovanni è di origine ebraica e significa dono del Signore. Paolo viene dall'aggettivo Paulus, che vuol dire piccolo. L'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha scelto il 26 giugno per celebrare la Giornata Internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di droga, affermando la sua determinazione nel rafforzare l'azione e la cooperazione a livello nazionale e internazionale per combattere questi fenomeni. Per rafforzare la lotta al traffico di droga, nasce nel 1997 l'Ufficio dell'ONU contro la droga e il crimine, che oltre a condurre attività di ricerca e analisi, sviluppa progetti di cooperazione tecnica e assiste gli Stati membri. Buon compleanno a Paolo Maldini, oggi 56enne. Figlio del grande Cesare, ha superato per talento calcistico il padre, diventando uno dei più grandi difensori di tutti i tempi. Ha giocato per l'intera carriera con il Milan, vincendo 26 trofei. Auguri anche ad Antonio Ricci, il padre di Striscia la Notizia, che oggi compie 74 anni. Già 29enne, è stato autore di programmi televisivi come Fantastico. Quindi ha collaborato con Beppe Grillo per poi creare il varietà Drive-In. Nel 1988 inventa Striscia la Notizia, telegiornale satirico e trasmissione cult della TV, con i suoi 35 anni di vita. Sono 53 le candeline per Max Biaggi, ex campione del motociclismo. Per 4 volte ha vinto il mondiale nella 250 ed è stato grande rivale di Valentino Rossi, anche con accesi scontri verbali, ma senza mai riuscire a eguagliarne i successi nella classe più importante, la MotoGP. Già nel 200 a.C. i cinesi avevano costruito un rudimentale veicolo a 2 ruote fatto di legno e bambù, sul quale il conducente si sedeva dopo avergli dato una buona spinta. Fu poi Leonardo da Vinci, intorno al 1493, a disegnare un velocipede con sella sull'asse posteriore e ruote di uguale grandezza. Ma solo il 26 giugno del 1819 l'inglese Dennis Johnson brevettò per la prima volta una bicicletta, anche se mancavano i pedali e i freni. Sapete cosa sono i fenomeni periodici? Sono eventi che si ripetono con le medesime caratteristiche a intervalli regolari, come il battito cardiaco, l'alternarsi del giorno o della notte o il movimento oscillatorio di un pendolo. Il concetto di tempo è legato all'esistenza di eventi di questo tipo. Prendendo per esempio come riferimento il giorno solare, possiamo definire un'ora come la 24esima parte del giorno solare medio e così via fino al secondo come la 60esima parte del minuto o l'86.400esima parte del giorno solare medio. Buongiorno ai 12, oggi sono i giochi di aspetto tra Saturno, Mercurio e la Luna che tendono a cambiare un po' gli assetti dello zodiaco. Tra razionalità, idee e sogni, ognuno dei 12 vuole la sua parte. Vediamo come. Ariete, decisamente la Luna che nel pomeriggio farà ingresso nei vostri gradi di 12esima casa tenderà a rendervi un po' più emotivi, a farvi pensare quanto il tempo della relazione conta per voi, un discorso un po' esistenziale, ma si sa, voi dovete avere la visione chiara di tutto. Toro, la giornata di oggi prevede una luna in quadratura ad Urano nei vostri gradi, una giornata che parte un po' elettrica e nervosa, ma che si aggiusta cammin facendo. Probabilmente vi servirà a calmarvi e capire che le divergenze d'opinione anche tra colleghi potrebbero essere uno spunto di riflessione. Oggi è forse
cozzerete con dei limiti di errori del passato che vi fanno riflettere su come nel futuro e nel presente non è il caso di battere sempre sulle stesse direzioni. Gemelli, a proposito di direzioni varie ed eventuali, oggi le idee si affollano e anche Giove esige la sua parte, proprio perché la Luna propone dei desideri che forse non sono prettamente realizzabili, ma sicuramente il fascino dell'attesa creerà un po' di suspense e voi Gemelli sarete disponibili a creare un'aspettativa decisamente positiva e fantasiosa, ma soprattutto possibilista. Cancro, è la vostra Luna che oggi fa delle variazioni decisamente interessanti, ma Mercurio da voi e proprio Saturno gli dice di essere razionale coi sogni. Arriverà la Luna in serata in trigono a darvi la certezza che, per quanto i vostri sogni siano vagheggiati e vagheggianti, avranno comunque ragione di essere innestati nella realtà. Oggi il vostro volli fortissimamente, vi porterà alla vittoria. Leone, giornata oggi che dismette l'opposizione della Luna e quindi, dopo una mattinata un po' caotica, già di pomeriggio sentirete che l'umore è decisamente migliorato. Plutone però vi chiede ancora di lavorare su dei dubbi. In amore, forse qualche parola in più dal partner vi gioverebbe moltissimo. Vergine, è una Luna oggi che prevede una mattinata abbastanza serena, mentre invece il pomeriggio prevede l'opposizione della Luna, quindi un calo d'umore e una certa velatura di dubbio, di incertezze sul vostro operato. Saturno vi ricorda che i tempi stringono e che forse qualche consegna o qualcosa di temporalmente incalzante non vi deve far attardare su discorsi che riguardano il passato, soprattutto in amore. Bilancia, la giornata di oggi strizza l'occhio con una Luna che in mattinata vi dà delle buone idee, di pomeriggio fa perdere un po' le sue coordinate. Mentre invece le quadrature dei pianeti in Cancro vi portano a riflettere un po' sull'amore. Una giornata un po' caotica probabilmente, ma con qualcuno da incontrare che, anche se controvoglia all'inizio, si rivelerà molto prezioso e utile nel lungo il corso della giornata. Fatevi stupire. Scorpione, una giornata oggi che prevede una mattinata un po' nervosa, ma ci penserà il pomeriggio poi con un bellissimo trigono della Luna a resettare i vostri umori e a far fare pace anche con tutta una serie di diatribe d'attrazione con qualche pretendente che ci ripensa e che magari potrete rivedere in prospettiva. Sagittario, una giornata oggi che prevede una mattinata abbastanza serena, ma una quadratura della Luna in serata, per cui qualche senso di nostalgia, qualche obbligo temporale ancora non completamente ottemperato, per cui probabilmente vi chiederete quanto siete in ritardo su una tabella di marcia ideale. Siate elastici e sereni, è la strada per arrivare dritti e sereni alla meta. Capricorno, una giornata molto importante oggi, proprio perché la Luna in seconda casa cambia prospettiva in serata e quindi, con seppure non vi piacerà la situazione all'inizio, saprete trovare le parole giuste per volgere uno svantaggio in un vantaggio. Anche in amore, seppure sembrate avere torto, riuscirete ad avere ragione in serata. Acquario, la Luna oggi sosta nei vostri gradi in mattinata per poi passare ai Pesci e quindi farvi vedere un'idea, un progetto in prospettiva. Oggi potrete partorire una buona idea, potreste essere validi, anche se la quadratura di Marte vi fa sentire molto ma molto stanchi. Pesci, una giornata oggi che prevede l'ingresso della Luna dopo il pomeriggio, per cui una Luna che si farà sentire con i suoi sogni e con un Saturno ospitato nei vostri gradi che chiede a Mercurio qualche certezza in più. Otterrete entrambe le cose e anche con una carezza che a fine giornata vi ripagherà di fatica e sopportazioni. Era stato scartato da 12 case editrici che chissà quanto hanno rimpianto quella scelta. Poi il 26 giugno del 1997 finalmente Harry Potter e la pietra filosofale è uscito nelle librerie inglesi, scritto dall'allora sconosciuta Joanne K. Rowling e pubblicato dalla Bloomsbury.
pagato all'autrice 2500 sterline, grazie al passaparola ha scalato piano piano le classifiche, fino a raggiungere nel 99 un milione di copie vendute. Primo di 7 volumi di una saga per ragazzi tradotta in 79 lingue e diffusa in 200 paesi. An Englishman's home is his castle. Letteralmente, la casa di un inglese è il suo castello. Anche in italiano abbiamo un modo regale di dirlo. A casa sua ognuno è re. Questo detto mette in guardia chiunque dal criticare gli atteggiamenti del padrone di casa quando si è ospiti. Anche se alcuni comportamenti non vengono condivisi, infatti non vanno giudicati. Questo perché ognuno è il re della propria abitazione, ossia colui che fissa leggi e regole. Per questo motivo è libero di fare tutto ciò che vuole. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è Joseph Peladan, critico d'arte, scultore, ma soprattutto esoterista. Entrò nella prima società segreta francese, dopodiché lasciò l'ordine per fondarne uno proprio. Facevano parte del gruppo volti molto noti della letteratura e delle arti del tempo, tra loro Gauguin, Mallarmé e Verlaine. Suo ammiratore fu Gabriele D'Annunzio, che copiò interi brani delle sue opere. Si può dire che il dadaismo e il surrealismo furono suoi figli bastardi. Ci salutiamo con la frase del giorno. Sono contrario ai rapporti prima del matrimonio perché fanno arrivare tardi alla cerimonia. E voi non tardate domani per seguirci per una nuova puntata dell'Almanacco. Ci trovate sempre qui per l'inizio di una nuova puntata. A domani!